Al sindaco di Locate, ingegner Severino Preli, alcune domande sulle promesse virtuali per Piazza della Vittoria e sui lavori in corso senza informazioni. L'informazione sui tempi e sui costi dei lavori pubblici non è soltanto un atto formale, è una questione di rispetto del diritto alla trasparenza. Insisto sulla richiesta di rispetto del diritto dei cittadini ad essere informati con atti che dimostrino in maniera inequivocabile la trasparenza nell'attuazione dei lavori che riguardano le opere pubbliche e non solo, presenti sul territorio della nostra comunità. Questa richiesta la pongo in maniera particolare e specifica al sindaco di Locate di Triulzi, l'ingegner Severino Preli. Fosse stato ancora residente a Milano o a Pieve Emanuele, queste richieste di interesse pubblico le avrei poste ai sindaci di quelle amministrazioni pubbliche, Letizia Moratti o Rocco Pinto. Sono attualmente residente nel comune di Locate e quindi sento il diritto di porle al primo cittadino di questa comunità, l'ingegnere Severino Preli. Se in Piazza del Duomo a Milano si mettessero in atto le esecuzioni dei lavori senza rispettare quella norma che prevede l'esposizione delle informazioni dovute da parte degli operatori coinvolti, la cosa non passerebbe inosservata e sicuramente qualcuno si preoccuperebbe di chiedere spiegazioni e motivazioni per queste omissioni. Se passo da Piazza della Vittoria di Locate e ne vedo transennate e recintate alcune parti per porre rimedio all'oramai insopportabile stato di degrado e di incuria perdurato per anni, come minimo mi sento interessato nel cercare di vedere quelle informazioni che sino a questo momento sono ancora invece mancanti. E manca anche la possibilità di conoscere l'importo stanziato per i vari lavori in corso dall'accesso in forma telematica al sito web del comune di Locate. E se queste informazioni dovute non sono esposte pubblicamente, sono portato a pensare al solito luogo comune che spesso porta con sé fondatezza e coerenza sul fatto che con gli amici le regole si interpretano, con gli altri le si applicano. Qui non mi fermo per disquisire sugli amici degli attuali addetti ai lavori o su quelli lasciati fuori campo con la nuova gestione Preli. Certo è che passare dalle promesse in pompa magna, con assemblee fintamente partecipate, per illustrare progetti forse attualmente pagati ma purtroppo ancora non realizzati, e visto il periodo di vacche magre, chissà quando verranno realizzati concretamente, forse aspettando il miracolo del villaggio dei Balocchi, l'outlet, che forse farà piovere sulla nostra comunità benessere e posti di lavoro. L'impegno di Locate Viva su queste questioni non è basato sulla velleità di protagonismo personale, ed in molti oramai dovrebbero averlo compreso. Mi interessa partecipare, e non nella maniera interessata, come ci viene esibita da parte di certi sostenitori degli amici, in cambio di qualcosa. Partecipare dalla parte dei cittadini, chiedere risposte alle domande, oltre ogni muro di gomma e sputtanando ogni ipocrisia di facciata che nel nome di una comoda appartenenza ci si fa i propri interessi alla faccia delle domande scomode e da ignorare. L'informazione è alla base della trasparenza, di cui i cittadini hanno il diritto di conoscere, e Locate Viva su questi piccoli punti continua il proprio impegno, al di là di ogni forma di appartenenza, se non quella del rispetto di una partecipazione civica e attiva. Un saluto a tutti da Enzo D'Onofrio per locateviva.it.